Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nella cucina di You Food Mama. E siamo nel nuovo anno e quindi vuol dire anche buoni propositi. E uno dei più tipici, e anche il mio, è quello di limitare un pochino calorie e zuccheri. Quindi ho qui una ricettina fatta apposta per noi. Ebbene sì, vogliamo limitare gli zuccheri, ma non vogliamo rinunciare al gusto e renderci la vita triste. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ci facciamo una bella torta di mele, ma al posto dello zucchero useremo questo che sì, ha tutto l'aspetto dello zucchero, ma in realtà è eritritolo. È un derivato della fermentazione di alcuni tipi di frutta e quindi è assolutamente naturale, non ha nessun retrogusto, quindi andiamo ad incorporarlo in questa ricetta. Non è facilissimo magari ancora da reperire, ma lo trovate assolutamente online nelle maggiori piattaforme di vendita e sono sicura anche presso le migliori erboristerie o magari anche nei supermercati, quelli proprio più forniti nella sezione magari dedicata all'alimentazione salutare. Ma torniamo a noi. Oltre a voler evitare gli zuccheri, evitiamo anche quelle farine troppo raffinate, quindi abbiamo qui una farina d'orzo, potete usare anche della farina integrale. Andiamo a renderla più gustosa con delle nocciole tritate, poi abbiamo delle uova, dell'olio di semi, del latte e poi aromatizziamo con aroma di vaniglia, ma potete usare anche la buccia del limone se lo avete, se lo preferite, e poi con le mele ovviamente ci sta bene la cannella. Allora iniziamo subito questa ricetta facilissima e anche direi sana. Per prima cosa andiamo a sbucciare e tagliare le nostre mele. Ne tagliamo una parte a cubetti e poi una mela ce la teniamo per la decorazione. Quindi facciamo dei bei cubettini che renderanno l'impasto ancora più morbido. Una volta finito di tagliare tutti questi cubettini di mela, andremo ad irrorare con un po' di acqua e limone per fare in modo che non anneriscano. Succo di limone. Quest'altra mela ci servirà invece per la decorazione, quindi vado a lavarla perché la tengo con la buccia e poi la taglieremo. Tolgo giusto l'estremità, la taglio a metà, così, facciamo delle fettine sottili sottili. Questo è lo spessore. Ora possiamo passare all'impasto. Quindi rompiamo le uova nella ciotola. Ci servono le uova intere. E le andiamo a frullare con lo sbattitore elettrico insieme all'eritritolo. Ovviamente se non avete l'eritritolo, non lo volete usare, insomma, potete benissimo usare lo zucchero normale o quello di canna. Il potere dolcificante dell'eritritolo è circa il 75% di quello dello zucchero, quindi per questa ricetta vi dovrebbe servire circa 160 grammi di zucchero. E via, montiamo il tutto. Ok, quando l'impasto è bello spumoso, chiaro e con le bollicine,
quando l'impasto è bello chiaro, spumoso e con le bollicine, possiamo andare ad aggiungere l'olio. Il latte. E io in questo caso metto l'aroma di vaniglia. Giusto qualche goccia e via di nuovo. Andiamo a setacciare all'interno della farina il lievito, e anche le nocciole tritate. Queste sono anche leggermente tostate, quindi danno un buon aroma alla torta. Vado a mescolare. Ora uniamo le farine al composto di un poco alla volta. Fatto. Ora non ci rimane che aggiungere le nostre mele tagliate a cubetti. Intanto accendiamo il forno a 175-180 gradi, modalità statica. Quindi le nostre mele ben scolate le aggiungiamo all'impasto. Lo vogliamo bello ricco di mele. Ora un goccino di cannella, a seconda di quanto piace, giro ancora. Adesso imburriamo la nostra tortiera. Io ci metto un pochino di non baking spray. Oggi l'ho scelta rettangolare. Comunque versiamo tutto l'impasto in questo modo, poi lo andiamo a livellare. Ecco qui, ora ci rimane solo da fare le roselline di mela per decorare la torta. Allora, la cosa migliore è mettere a cucinare a vapore le mele per qualche minuto per renderle morbide ma leggevoli. In mancanza potete sbollentarle, ma proprio un minutino, non di più, se no si romperanno. Allora, mettiamo così una. E 4.
petali così. Faccio un'ultima qua. Uno. Due. Tre. Ora la nostra torta con le roselline di rose può andare in forno, se vogliamo possiamo renderle più appetitose con una puntina di cannella, anche qui non ci sta male. Ecco fatto. Ora può andare in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Pronti per fare la prova dello stecco? Voilà, esce asciutto, quindi sforniamo. Sfornata, io ci metto al centro anche una bella nocciola che non ci avevo pensato. Ma ci sta bene. Beh, normalmente ci metterei lo zucchero a velo, però vogliamo fare i bravi, quindi niente. E io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che vi faccia iniziare l'anno nel migliore dei modi. E per continuare a vedere le mie ricette, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao, alla prossima!